facendo un riassunto cronologico di quanto è accaduto, si è fatto il bando, eccetera, l'11-2-2013 si affidavano i suddetti lavori a Dama SRL di Napoli via Bortololongo con un ribasso. Amici di montedipercita.com, questa volta siamo con il consigliere di minoranza pugliese. Allora, Peppe, consiglio comunale con tanta carne a cuocere, abbiamo ascoltato le parole del sindaco, il tuo resoconto del consiglio comunale. Allora, un consiglio comunale interessantissimo che ha visto un capovolgimento di fronte, nel senso che a Monte di Procida il baricentro propositivo ormai è tra i banchi della minoranza, tant'è vero che stasera abbiamo portato a casa una vittoria 8-2 come la storica del Napoli contro il Pescara negli anni 80, perché ben 8 punti su 10 erano richieste, interrogazioni, mozioni della minoranza. Cosa si è discusso? Io voglio parlare solo dei punti fondamentali, altrimenti rischierei di diventare enciclopedico. Si è discusso innanzitutto dei trasporti pubblici. I cittadini ci fanno una pressante richiesta e noi abbiamo chiesto all'amministrazione, che si vanta di avere lo stesso colore politico della provincia e della regione, cosa si sta facendo di concreto per evitare questi disagi, che ormai siamo al collasso totale del trasporto su gomma e del trasporto su ferro. Monte di Procida, essendo l'estrema propaggine di una penisola, soffre particolarmente questi disagi. Quindi abbiamo chiesto questo ed abbiamo avuto parziali risposte. Abbiamo chiesto chiarezza e trasparenza sugli appalti e bandi pubblici dove ci sono costanti varianti per importi notevoli, e poi guarda caso le varianti vanno a coprire il deficit che si è creato con dei ribassi esagerati, quindi azioni poco trasparenti, per cui abbiamo chiesto un'informativa. Abbiamo chiesto, senza andare contro ai commercianti come ha pensato di insinuare qualcuno, ma proprio andando a favore della crisi dei commercianti, abbiamo chiesto, visto che alcuni usufruiscono del suolo pubblico in maniera chiara, legale e trasparente, di rendere noti quali sono questi criteri, in modo, se per assurdo qualcuno ha beneficiato di due strisce blu aree di sosta comunali, tutti gli altri commercianti devono essere messi in condizione di usufruire anche loro, gratuitamente, a pagamento, allo stesso prezzo, di due strisce blu, in modo da determinare una situazione di uguaglianza per tutti. Abbiamo chiesto ancora notizie per quanto riguarda Via Bellavista, dove per un importo di lavori totali di 500.000 euro sono stati fatti dei lavori che avrebbero consentito finalmente a delle famiglie che vivono disagi da anni, perché l'acqua lì non arriva con la giusta pressione. Sono stati fatti questi lavori, pagati questi 500.000 euro nel 2011, oggi ancora non funzionano questi impianti. Questo perché hanno fatto questo impianto faraonico di pressurizzazione, hanno fatto queste condotte per decine di metri, hanno dimenticato, ahimè, di fare le condutture tra gli impianti privati fino ai contatori, diciamo, sempre parte di competenza comunale, è questo futuristico impianto che ci è costato un occhio della testa. Quindi anche qui abbiamo chiesto informazioni e siamo stati assolutamente insoddisfatti della risposta. Infine, l'amico Antonio Carannante ha fatto notare l'abbattimento indiscriminato dei pini. L'amica Teresa Coppola alla fine ha discusso di un punto che sta a cuore a tutti i cittadini, che sono sicuro, a proposito del quale il sindaco si sarà enormemente dilungato nella sua intervista, Villa Matarese, che è costato immensi sacrifici a tutti i cittadini, ad oggi, 7 anni dopo l'acquisto, è ancora lungi dall'essere completata. Quindi noi per la seconda volta in quest'anno, probabilmente per la quinta, sesta volta, ci ritorniamo a parlare di Villa Matarese, e anche qui abbiamo risposte frammentarie, nel senso, non si capisce bene la destinazione d'uso, Palazzo della Cultura, ma cosa? Non si capisce bene come verrà gestito. L'ipotesi inquietante è che, mentre il direttore dei lavori dice che Villa Matarese sarà consegnata tra 30 giorni, il sindaco ci ha detto testualmente: noi ancora dobbiamo decidere chi la deve gestire, se verrà fatto un utilizzo pubblico, privato, e come sarà gestita, con quale risorse comunali. Parla, si riempie la bocca e riempie ciò che lo circonda del fumus di questo giardino faraonico, questo polmone verde, tutti i montesi potranno respirare aria più profumata. Alla fine non ci spiega perché le aiuole in piazza l'amministrazione non le riesce a crescere e quali marziani verranno da Marte a rendere questo giardino pubblico meraviglioso. Ho dimenticato di dire che tante interrogazioni e mozioni erano condivise anche con l'amico collega consigliere Salvatore Capuano.
Perfetto, allora abbiamo fatto un po' il resoconto del Consiglio Comunale, sperando di aver fatto servizio gradito ai nostri cittadini e ai nostri web utenti. Vi ringraziamo e vi diamo occasione per la prossima.